Siamo in compagnia di Alessandro Marchetti. Con te voglio ripartire dalla gara che avete fatto domenica ad Asti. È arrivato uno 0-0, comunque è stato un punto prezioso su un campo ostico, perché comunque l'Asti è una squadra che sta facendo bene in queste ultime partite, in questi ultimi tempi. Qual è il tuo giudizio, Ale? Ma un giudizio sicuramente positivo perché sapevamo, insomma, di affrontare una squadra molto ostica su un campo veramente difficile e quindi niente, l'abbiamo preparata bene in settimana col mister, l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, siamo partiti molto bene e abbiamo concluso benissimo praticamente avendo 4-5 occasioni da gol e non subendo praticamente niente se non un tiro al primo minuto. Come ci ha detto poi anche il mister nel post partita di domenica, Umbra che riesce sempre a reagire dopo, diciamo così, i KO, dopo momenti non particolarmente felici, vedi la sconfitta con la Sanremese, Umbra che anche caratterialmente a livello di tenacia di gruppo ha reagito domenica. Ah sì, ormai diciamo non cadiamo più nelle domeniche negative che magari ci succedevano nello scorso anno, nei periodi dove magari non riuscivamo a invertire diciamo, la rotta negativa che magari si poteva creare in quel momento. Quindi diciamo che quest'anno rispondiamo sempre presente. La squadra ha fatto un grande salto di maturità sotto questo punto di vista e niente. Ovviamente è grazie all'esperienza dei calciatori, grazie al lavoro che fa lo staff ogni giorno, quindi questo è sicuramente un punto molto positivo. Lo chiedo a te perché sei uno degli elementi con più esperienza nella rosa. Va detto che il Bra sta attraversando un momento di difficoltà a livello di organico perché mancano diversi giocatori. Ok, che Tuzza non ce lo sembra più fino a fine stagione perché si è fatto quell'intervento di sistemazione al ginocchio, ma è un Bra che ha diverse assenze che però riesce a sopperire con grande cuore. Questo bisogna dirlo, no, Alessandro? Beh, ovviamente c'è da fare un plauso a tutti i ragazzi che sono a disposizione, quelli che giocano di più, quelli che giocano di meno, perché comunque insomma, stiamo dando tutto veramente per la causa. Ovviamente già aver perso Tuzza nel mese di dicembre per noi è stato un grandissimo, diciamo, colpo negativo perché comunque Tony era quello che ci faceva cambiare i ritmi e veramente faceva saltare gli equilibri. Quindi già aver perso una persona come Tony, anche a livello di spogliatoio, ma soprattutto in campo, è stato veramente un colpo. Negli ultimi mesi poi ci si sono messi tra Tosso, ovviamente perdiamo il baluardo dietro nostro, quindi un nostro punto di riferimento. Per non parlare di tutti gli altri acciacchi, Pavesi, Pautassi, Menabò, purtroppo. Avendo la rosa corta e durante un'annata è normale che ci siano tra infortuni, magari i malanni stagionali, bisogna sopperire, stiamo diciamo sopperendo, penso che meglio non potevamo reagire. In questo contesto c'è un jolly che si chiama Marchetti perché o lo metti a braccetto nella difesa 3 o lo metti in centro, comunque dove ti mette Mr. Flores rispondi sempre presente. Vabbè, quello è sempre stata, diciamo, la mia caratteristica, mettermi a disposizione del mister, della squadra, insomma, sono arrivato da centrocampista, sto finendo da difensore centrale, però diciamo che con il passare degli anni mi aiuta pure, quindi va bene così, l'importante è sempre il risultato della squadra. Poi arriviamo ovviamente al match di sabato, ti chiedo però guardare la classifica, vedere il Bra quarto con 39 punti, insomma, qual è il tuo giudizio? Ma sicuramente è un giudizio molto positivo, noi non ci mettiamo mai obiettivi, noi guardiamo sempre partita dopo partita, non guardiamo né la classifica, non guardiamo la distanza che ci divide dalle altre squadre, o negativo o in positivo, noi giochiamo sempre per raggiungere il massimo possibile e quindi il nostro traguardo è raggiungere più punti possibili da qui alla fine del campionato. Sabato ci sarà l'anticipo qui all'Attilio Bravi con il Pinerolo, insomma un altro derby piemontese e sarà di nuovo una settimana impegnativa perché poi ci sarà il turno settimanale col Dertona, ma da adesso si pensa a Pinerolo e concentriamoci lì, insomma che partita ti aspetti Alessandro? Sì, sicuramente ora pensiamo al Pinerolo, poi le prossime partite ormai ci siamo abituati a giocare ogni 3 giorni, quindi ormai non, diciamo, non ci spaventa più niente. Il Pinerolo ovviamente è una squadra che sicuramente sta vivendo un momento veramente positivo.
Abbiamo già visto all'andata, nonostante il risultato che è stato a favore nostro, che ci avevano messo molto molto in difficoltà, ma già dall'amichevole di quest'estate, quindi sicuramente sarà una partita che prenderemo con le antenne dritte come abbiamo fatto finora. Non guarderemo la classifica, ma penseremo ovviamente a fare il nostro come tutte le domeniche stiamo facendo. Sarà una partita molto molto difficile e sono sicuro che ci faremo trovare preparati.